In realtà è una parola nuova che ha 266 anni. È stata inventata nel 1754 da Walpole. Walpole fu un grandissimo scrittore di fiabe. Il castello di Otranto. Bravo, perché scrivere fiabe è una roba seria, non è una roba difficile, vero? Omar, tu che scrivi, tante parole della tua. Scrivere fiabe, scrivere per i bambini non è senso. E lui scrisse una fiaba straordinaria, quella per cui poi fu ricordato, di questi tre principi, figli del re di Serendip, che è l'attuale Sri Lanka, i quali viaggiavano per il mondo alla ricerca di cose belle e non le trovavano mai, ma ne trovavano altre ancora più belle. E di lì è nato il termine Serendipity, 266 anni fa, per indicare chi cerca una roba e ne trova un'altra migliore. La più grande serendipità della storia, almeno per quella che ricordiamo noi, è Cristoforo Colombo che cercava le Indie e ha trovato l'America. Pensate che serendipità. Ma tutti noi abbiamo a che fare ogni giorno con delle serendipity. Intanto abbiamo una serendipity tombale e primordiale nella nostra vita. Perché mi rivolgo alle 132 persone che siete sedute qua, le ho contate prima, perché poi ne abbiamo Che facciamo la altre, prova con i fagioli ne della abbiamo altre terra, 200-300 fuori, ma ci sentono. Perché alzi la mano chi tra di voi ha deciso dove nascere, quando nascere, no, io, in ma a che famiglia posteriori. nascere, chi ha deciso il colore della propria pelle. Chi ha deciso il genere, se essere maschio o femmina? Chi ha deciso l'orientamento sessuale? Pensate noi che siamo vittime, nel senso positivo, di una marea di serendipiti, prima ancora di nascere, che segnano la nostra vita. E poi nel corso della nostra vita abbiamo una serie di robe, fatalità, che ci fanno cambiare. Pensate all'ultima, è una fatalità mica tanto piccolina, insomma, è incredibile. Io, per me stasera, è la prima volta che parlo a delle persone online. Cioè, ormai parlavo solo più online. E mi ero quasi abituato a questo schermo. E stasera godo della meraviglia di vedere delle persone in tridimensionale, vere, come le disegnava Andrea del Verrocchio, come Piero da Francesca che inventa la profondità. Cioè, voi siete roba vera. Ed è fantastico. Quindi pensate a questa serendipity, il Covid-19. Pensate alla serendipity che 66 milioni di anni fa una meteorite che è caduta a 10 km di diametro al largo dello Yucatan, che se non è arrivata ha distrutto tutta la vita dei dinosauri sul pianeta. Se non fosse arrivata quella serendipity, noi non saremmo qui. Non saremmo qui a dominare, almeno noi pensiamo, la vita di questo pianeta. Abbiamo a che fare con fatalità, abbiamo a che fare con errori. Io nel libro racconto delle storie, chiaramente, soprattutto del cibo, ma insomma il babar room, la torta caprese. Adesso vi dico due robe che mi riguardano, voi milanesi: il risotto alla milanese, voi sapete come nasce il risotto milanese, il panettone, bene. Tutti voi siete di Milano più o meno, dintorni. Voi fate il dolce più importante del mondo, perché non c'è niente di più importante del panettone. Poi noi siamo così pirla da mangiare una volta all'anno a Natale. Meno male che negli Stati Uniti, che ne sanno un po' più di noi per il cibo, lo mangiano tutto l'anno e io glielo vendo tutto l'anno, perché se dobbiamo vivere con i panettoni sugli italiani che lo mangiano una volta l'anno, la sapete la storia del panettone? È una storia fantastica. E perché si chiama così? Allora, immaginate la scena, siamo alla fine del 1400, 1496, 1497. Milano era già la città più ricca d'Europa, era una potenza, ma altro che Parigi, Londra, era numero uno in assoluto d'Europa. Poi in Italia c'erano altre due città minori rispetto a Milano, che erano Firenze e Roma, non certo importanti come Milano. A Milano governava un signore che si chiamava Ludovico il Moro, figlio di Francesco Sforza, il quale ebbe
visto che moriva di invidia per quel tale di Firenze che si chiamava Lorenzo Magnifico, attorniato da tutti questi artisti, veniva amato, allora lui che aveva molti più denari li chiamava, tra questi Leonardo da Vinci, come sapete, venne a Milano per fare le macchine da guerra, ma poi in realtà lui scrisse il primo curriculum, il primo CV della storia dell'umanità, il curriculum per Ludovico il Moro, dove si vendette per creatore di macchine da guerra che aveva copiato dal suo amico di Firenze. Leonardo da Vinci era il più grande copiatore della storia, come tutti i geni copiava e come tutti i geni trovava ogni giorno qualcuno che aveva più talento di sé, copiava e riusciva a fare una roba più bella ancora di quell'altro, ma riconosceva il talento degli altri. Ebbene, lui si vendette come costruttore di macchine da guerra, però chiudeva il curriculum dicendo: è in tempo di pace, non dipingo né peggio né meglio di altri. Cioè, stiamo parlando di un signore che ha fatto l'ultima cena qua da voi. Ebbene, immaginate una di queste cene di Natale 1496 sul 97, quindi Ludovico il Moro con tutti i nobili, mi dono anche dei francesi, una roba seria, importante, centinaia di persone, Leonardo e tutti i grandi artisti che si era portato. E a un certo punto il cuoco di là, capo chef, che aveva altri 20 cuochi che lavoravano per lui, più sguatteri, più tutto, dice, dopo aver servito tutti i pasti, i primi, i secondi, dice ad uno sguattero che si chiamava Tony di far molta attenzione al forno, perché aveva inserito il dolce principale. I dolci erano moltissimi come le altre parole, ma c'era il dolce principale. Lo mette in questo forno a legna, ma i suoi cuochi erano tutti impegnati in altre cose e dice: adesso tu ti metti qua, non fai nient'altro, fai attenzione, ti spiego, quando vedi il colore brunito, mi chiami che io lo tolgo. E Tony, che era uno sguattero fantastico, aveva lavorato tutto il giorno dal mattino. Sapete perché si era impegnato molto Tony quel giorno? Perché ai poveri era permesso il giorno di Natale, ai poveri che lavoravano in cucina, gli sguatteri, di prepararsi un qualcosa usando le materie prime che erano lì, fantastiche, la cucina che loro non si sognavano neanche in cartolina, di crearsi qualcosa di importante da portare a casa. E lui aveva creato questo nuovo impasto su cui aveva lavorato. E il problema è che Tony si addormenta e il dolce principale, la portata più richiesta, a tutti gli invitati brucia. Quindi immaginatevi la scena, il capo chef, l'executive incazzato a morire, gli ha fatto un culo a sto povero Tony e li ha disperati: cosa facciamo adesso? E Tony dice: guardate, ho commesso una cosa gravissima, tuttavia, guardate, ho preparato questo impasto un po' strano, un impasto con l'uvetta, con cose strane, no? È già lievitato, me lo sarei portato a casa stanotte per me e l'avrei regalato un po', perché ne ho fatto tanto agli altri sguatteri. Cuoco, se vuole provare, lo infili nel forno e diamo questo. Il cuoco è disperato, non aveva nient'altro, crea dei cilindri con questo impasto fatto da Tony e lo mette nel forno, e esce questa roba, la prende e la porta a una tavola e tutti lo mangiano e impazziscono. Ludovico il Moro impazzisce, chiama l'executive chef, più o meno come facciamo adesso dopo una grande cena per l'applauso finale, e gli dice: ma come hai fatto a fare un dolce così straordinario? E lui, che era una persona per bene, seria, gli dice la verità e gli dice: è andata così, e chiama Tony. Quindi immaginate questo sguattero che arriva in scena al tavolo di Ludovico il Moro, Leonardo da Vinci e tutti gli altri e dice: oh, l'ho fatta io sta roba. E allora da quel giorno chiamano quel dolce il pan de Tony, perché diciamo così in milanese, il pan de Tony diventa il panettone e diventa il vostro dolce mondiale fatto solo a Natale. Così ci sono centinaia e centinaia di piatti, ma non solo di piatti, il celofan è una serendipity, l'aspirina è una serendipity, la penicillina è una serendipity, il Viagra è una serendipity, e ho chiamato Vittorio Sgarbi a raccontarmi la storia del Viagra, che è una delle 50 storie che racconto. Quindi in questo libro io racconto 50 storie, il sigaro toscano raccontato da un altro grande milanese, Roberto Vecchioni, il Barolo raccontato da Carlin Petrini, l'aceto balsamico di Modena raccontato da Massimo Bottura, il più grande cuoco italiano. Quindi ho scritto 50 storie che hanno questo scopo: spiegare a tutti noi che la vita è fatta di errori e di fatalità,
Di fronte agli errori, la fatalità, ci dividiamo in due categorie: chi le sa gestire, chi non si perde d'animo e cerca di trovarne il lato migliore, e chi invece si abbandona. C'è una storia fantastica che è quella della Nutella, e un'altra della Coca-Cola. La storia della Nutella è incredibile, racconto Michele Ferrero di fronte a questi pani di cioccolato di Jean Douillot che lui aveva venduto ai panettieri e che si scioglievano in primavera e in estate. I panettieri erano molto incazzati: come faccio a mettere a fette sta roba che si scioglie? Un altro avrebbe abbandonato, e lui ha fatto un ragionamento sul suo errore. Sta cioccolata che si scioglie, diventa crema. Siamo nel dopoguerra. Se vado a prendere un bicchiere di quelli da cucina, tenendo conto che le massaie adesso fanno molta attenzione ai costi e magari un bicchiere da cucina gli fa anche piacere, gli metto dentro, faccio che venderla sciolta, visto che si scioglie, e la chiama super crema prima, Nutella dopo. La Coca-Cola, che nasce come una medicina contro la gastrite, e poi questo farmacista si accorge che è una bibita straordinaria e ci crea sopra. Ciascuno di noi ha a che fare con una valanga di serendipiti. Il motivo per cui ho scritto questo libro è per farci venire voglia di non mollare mai, never ever give up. Chi non molla mai trova il lato positivo anche del Covid-19, e uscendone magari si inventa qualcosa di speciale, sì, di straordinario. Sai che Umberto Eco è la prima bustina di Minerva sull'Espresso, la famosa, la rubrica che ultima, poi penultima pagina in fondo. Io compravo l'Espresso, lo aprivo dal fondo solo per lui. Peronelli, ecco, le ultime. Era già il concetto di serendipity, non lo so a memoria per grazie che me l'hai detto, vado a cercarmelo. Primo pensiero, lui la sera guardava Colombo alla televisione, Colombo Tenente. Peter Falk. Sto seguendo il Colombo televisivo, ne intendo rubare il mestiere al titolare della rubrica apposita. Semplicemente accade ogni qualvolta si rilegge la storia di Colombo, stupisce quanto si possa andare lontano con un'idea sbagliata, anzi con un pacchetto di idee tutte sbagliate. Sbagliato il calcolo delle dimensioni della Terra, sbagliato il credito dato a certi cartografi, sbagliato il progetto di redenzione dei selvaggi asiatici, sbagliato persino l'investimento economico. Povero Cristoforo, finito così tristemente, eppure la sua scoperta ha rivoluzionato il nostro millennio, che non è più il nostro, vabbè, ma questo... E adesso buttano giù le sue state. Esatto, per cui anche questo, neppure Eco questo l'aveva previsto.